Salve a tutti, sono Sam, questa è l'introduzione al video che vedete tra poco. Premetto che quel video è stato registrato prima di questa piccola introduzione, quindi non mi vedrete con le altre persone in questa piccola introduzione. Il video tratterà praticamente delle posizioni come si chiamano le posizioni nella mappa The Dust 2 di Counter-Strike Source. È diciamo un video improvvisato, cioè non mi ero messo, non avevo, diciamo, non avevo preparato questo video, quindi diciamo, dato che stavo mostrando le posizioni della mappa, ho deciso di registrare, dato che era un video che comunque avrei dovuto realizzare per il mio canale. Quindi buona visione e vi lascio il video. Ok. Allora, vabbè, questo kill spawn comunque c'è terror, scusa. Vabbè, penso che l'avrei capito. Allora, andando da qui si va in B. Allora, puoi notare che si va in B perché andando da questa parte poi vedrai la scritta B con la freccetta, ok? Allora, questo qui viene chiamato di solito buio. Allora, ci sono due tipi di buio, tra virgolette, possiamo dire buio alto, che è questo qui. E diciamo buio basso, chiamiamo questo qui. Quindi poi per esempio i soliti riferimenti. Quindi tipo se tu stai qua, per esempio, no? Se il nemico sta qua, scusami. E tu stai qua dietro, per far capire ai tuoi amici che sta in quella posizione, tu dici sta in buio basso sotto a cassa. Capito? Oppure di fianco a cassa. Le casse. Oppure vicino a mattoni. Se sta qui, oppure a scale di buio basso, oppure a scale di buio alto, perché alla fine è la stessa cosa. Ciao. Oppure a mattoni, ciao, a mattoni di buio alto, per farti un esempio, oppure a cassa grande, cioè alla fine tu ti devi far A cercare di bidone rosso. ti devi far cercare di capire, dicendo comunque i riferimenti più o meno che stanno accanto, i materiali, gli oggetti che ti stanno accanto. Quindi questo qui, buio alto, buio basso. Allora, per farti capire, praticamente i nemici iniziano a sentire i tuoi passi da quando sali queste scale. Quindi se tu cammini veloce, se tu cammini normalmente, scusami, uno che se c'è un nemico qua in buio basso, se sta dentro B, Quindi riesce a riesco sentire i a tuoi passi. Quindi quando diremo genericamente, quando diremo andiamo in modo silenzioso, tu da appena iniziano queste scale dovrai iniziare ad andare lento, perché così è sicuro che i nemici non ti sentano. Ah, bravo, Matte, ti sei comprato CSS? Sì. Good. Se vuoi, Umberto, puoi entrare anche te nel server. No, aspetta, mi vado a prendere il payday e dopo entro. E dopo voglio fare io contro Umberto e tu spettatore, Ma non ci ho mai giocato, cioè ci ho giocato poco, non Allora, so se... quindi Beh, io poi me lo da sono qui comprato si prima. entra, diciamo, normalmente in B. E qua vedi a radar a sinistra, questa qui è Qua c'è tutta la B. zona dove poi, vabbè, io ti dico giusto per dire. Allora, no, non piazzare, non piazzare. Oh, ok. Allora, non piazzare, stronzo. Allora, di solito il punto dove si può plantare, diciamo plant bomb. Quindi per esempio se c'è un nemico che camperà qua, noi diciamo sta camperando a plant bomb, dove si planta la bomba. E poi magari tu dici sotto quello lì si chiama, quello si chiama buco, questo qui. Ok? Quello buco. Quindi per esempio se uno camperà qui, se uno camperà qui, tu dirai sta camperando sotto buco. E se qua è nel buco, cioè scusa, se qua è nel buco, Non ho che capito. se qua il nemico dico nel buco, Sta a buco, sì. sta a buco. Tutta questa parte qui, questa, ehi, guardami però, Aspetta. cazzo. Ok, scusa. Sì, ti sto Tutta questa guardando. parte qui la chiamiamo piscina. Non fare domande sui nomi perché si va da. Cioè, non so chi è stato il genio da chiamarla piscina, però si chiama piscina. Cioè, si va, Sì, diciamo. forse qua ho capito perché si chiama piscina. C'è Perché? un po' di piscio per Ma terra. vaffanculo. Perché praticamente, cioè, si va avanti negli anni. Cioè, tipo, io me lo sto dicendo a te, poi tu tra 40 anni lo dirai ad un altro. Quindi il primo coglione che si è inventato i nomi ha dato poi i nomi a tutte le altre persone.
Però quindi... perché hanno fatto i barili che si possono muovere? Perché tu hai mai visto dei barili nella vita reale che non si possono muovere, scusami. Però io sono abituato ai Call of Duty che stanno. Vabbè, ma Call of Duty fa schifo. Vabbè, qua l'ultimo sì, dai, diciamo. Qua diciamo macchina, questa zona qui, macchina. Quindi se uno sta qua, diciamo, sta dietro macchina. Queste qui, tutte queste porte che tu vedi, così, che sono due, le chiamiamo tutte doppie porte. Quindi mettiamo il caso che tu vuoi indicare una persona che sta qui, tu dovrai dire doppie porte di B. Apposta, c'è anche Umberto. Poi per esempio qua, cioè, è ovvio, è tutta una cosa. Per esempio qua sta fuori casse di B. Qua sta a palma di B, fuori palma di B. Che sta qui una palma, come puoi notare. A buco di B. È sempre... sì. Questo qui è lo spawn CT. Non c'è tanto... cioè, se uno camperà qua, tu basta di sta spawn CT a camperare, punto. Qua... vieni... dove sta andando? Lì c'è Ano. Vieni, te la dico dopo, con calma. B, poi centro. Ok. Qua, questo qui è centro. Viene chiamato anche mid. Queste qui quindi sono le doppie porte, doppie di mid. Sì, come ti ho detto. Questa qui è la cassa grande di mid. Qua, ti ricordi questo qui che cos'era? Sì, qua c'è buio. Buio. Buio come? Passo. Ok. Questo qui è mid. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia madre. Ok, salutamela. Gli hai insegnato le varie cose delle armi? No, le armi no. E Umberto, tu lo sai, no? Vieni, ti faccio vedere, ti faccio te nel frattempo che lui sta... E questo è buio basso? Buio basso, scale, buio scale alto. Di buio, a... oh. Buio oh. Alto. E non so se te l'hanno detta che praticamente... che tu normalmente, quando cammini, sto facendo vedere la cosa si era perso. Quando cammini, se tu cammini così normalmente, se una persona sta in buio basso oppure sta in B, sente i tuoi passi. Per non far sentire i tuoi passi, appena iniziano le scale devi andare lentamente, te l'hanno detto? Con cosa? Con shift? Sì, con shift. E con che cosa? Okay. Devi camminare lentamente, capito? Quindi se uno dice, per esempio, andiamo in B lentamente, tu da appena iniziano le scale, da appena proprio iniziano, tu inizi ad andare lentamente. Adesso... poi mi devi spiegare come cambiare lo spray. Sì, continuiamo. Continuiamo per centro. Ah no, io lo so. Allora, quindi questo qui è mid. Normalmente, quando vi chiameremo, per esempio, vi diremo quel player sta a palma. Se noi diremo palma generica, intendiamo sempre questa palma. Quella più grossa. Sì, no, non è che quella più grossa, sono tutte uguali. Noi quando diremo sta tipo Sergio sta a palma, vuol dire che noi indicheremo questa qui. Non potremo mai indicare questa palma, quell'altra palma. Indicheremo sempre, se noi diremo palma generica, cioè diremo sta a palma, vuol dire che è sempre questa palma. Non diremo poi palma centrale. Non diremo mai. Poi questo qui è scale. Appena inizia, diciamo, appena allora venite, innanzitutto da questa zona possiamo dire, diciamo genericamente, da questa zona a questa, tipo se noi vogliamo indicare un player, diciamo che sta per andare a scale. Poi già da questa zona morte, già da questa zona qua è tutta a scale. Quindi noi se ci sarà un player qua, diremo questo player sta a scale. Anche qua è scale. Sì, vabbè, da qua poi finisce scale. Poi da qua subentra la zona dove si pianta la bomba. Quindi è la plant. La zona del plant. Non plantare. E comunque allora, quando dovrei plantarla, deve plantarla là. Poi qua, vabbè, qua tipo se un player sta qua, puoi dire sta a macchine di A. O a macchina rossa di A, come vuoi te. Sì, sta a macchine. Non ce ne sono altri. Poi questo qui è fossa biologica. Quindi le persone che saranno qua. Qua si mette di solito una VP quando si planta. No, vabbè, so che è fossa. Vieni un attimo. Scusami, questo qui si chiama lungo. Questo qui è tutto lungo, si chiama. Da qui, dalle doppie porte fino a qui. Cioè tutto questo qui è lungo.
viene compreso anche, diciamo, fossa in lungo. Però, cioè, non è che se c'è un player in fossa tu dici il player sta in lungo, tu gli dici direttamente che sta in fossa. Quindi, diciamo, se uno sta qua tu gli dici che sta in fossa. Se uno sta da queste parti, oppure tipo se vedi delle persone che entrano di qua, tu dici lungo, 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 chiami per lungo. Che merda. Poi queste qui sono doppie porte. Quando noi diciamo come la palma, come ti avevo detto di palma, quando noi chiameremo doppie porte generico senza specificare tipo doppie di mid o doppie di B, andremo sempre ad indicare queste doppie porte, quindi doppie porte di lungo. Oh, ma acceca la luce invece? No, assolutamente no. Da dove mi esce la luce? Dalla manica. Veramente. Sì, okay. Sei un mago. Quindi quando andremo qua sarà sempre doppie. E poi ritorniamo allo spawn dei terroristi. È una mappa molto semplice, molto piccola. Aspetta, cioè, mi hai tirato una laggata. Non ci vuole un cazzo. È molto facile. Va bene. Alla fine sono le posizioni principali. Cioè non c'è niente. Ah, sì, anche a me. Ci facciamo sì. Io qua. Vai, Sergio. Ma manca Gianmarco e King per il video di su YouTube. Già che. Vale. Già che saluta YouTube, non so. Quale video? Sto facendo un video sulle posizioni di The Dust 2. Saluta. Mm. Saluta. Ah, ora un video. Sì, bravo, saluta. Stavo registrando. Ciao a tutti. Certo, ciao a tutti. Sergio. Vabbè. Lui è Sergio, io sono vabbè, morto. questa qua l'abbiamo fatta, quindi al prossimo episodio.